illustrerò il corso di laurea magistrale in scienze della pubblica amministrazione. Obiettivi formativi del corso di laurea è quello di trasferire una serie di conoscenze, di competenze e di metodologie utili per chi intende fare la propria attività professionale e la propria carriera come manager nella pubblica amministrazione o ai livelli di vertice negli enti e nelle aziende cosiddette pubbliche. Quali sono gli insegnamenti impartiti? Quali sono le discipline che vengono affrontate? Il diritto amministrativo senz'altro, la scienza dell'amministrazione, quindi la scienza della politica, storia delle istituzioni politiche, ci sono insegnamenti dell'area ancora giuridica importanti, dal diritto dei contratti in PA fino al diritto penale della pubblica amministrazione. Abbiamo l'accountability pubblica. Tenete presente che al secondo anno è possibile fare una scelta tra un piano giuridico economico e un piano di studi invece storico-istituzionale. Naturalmente queste scelte rispondono non solo a vocazioni che gli studenti presentano, possono presentare nel corso dello studio, ma rispondono soprattutto ad un'esigenza dettata dalle condizioni del mercato del lavoro e dalla possibilità di lavorare nella pubblica amministrazione o quella che possiamo chiamare settore pubblico, quindi nella sua più ampia considerazione, avendo profili, avendo caratteristiche e quindi utilizzando strumenti tra loro differenti. Il corso di studi, tra l'altro, si avvale di una serie di insegnamenti a scelta e di insegnamenti che possono arricchire ulteriormente il bagaglio di conoscenze e gli strumenti e le metodologie necessarie. Ci sono attività formative chiaramente laboratoriali, così come stage, tirocini, che consentono un completamento non solo dal punto di vista teorico ma anche pratico della formazione dello studente.